andiamo da nessuna parte! Hai sentito, Sam? Se ne andiamo! Grazie per essere tornato, Vic. Non si lascia indietro un fratello, Sam. Si abbandona la famiglia. Quell'operazione scatenò un cambiamento in Sam che si sarebbe manifestato solo dopo anni. Anni passati a cercare di comprenderne il significato. Ma per la storia di Grimm gli servivano informazioni sulle EMP e sulla Black Arrow. Sam non chiedeva mai cose da poco. Quindi questa era una faccenda seria. L'altro problema era dove vederci. Scegliemmo il National Mall. Luogo pubblico, un sacco di gente come copertura, accessi aperti. Rendeva la vita difficile ai ricognitori. Io potevo evitarli e Sam poteva trovarli. E così fece. Ehi, Sam, mi seguono. La Black Arrow vuole imbucarsi alla nostra festa. Non è un segreto che ci conosciamo, Vic. Sorvegliano te sperando di beccare me. Mi sento offeso. Falli fuori senza casino, così potremo parlare prima che arrivino rinforzi. Altre novità? Davvero, Sam. Se loro o i visitatori ti scoprono, l'incontro è annullato. Troppo rischioso. Ora vai. Ricordate, gente, non è costo l'obiettivo, è solo un'esca. Aspettate che ci porti da Fischer e a Pedro. La cavalleria arriverà in un lampo. Non è vero. Non ti sto seguendo, lo giuro. Parlami di Victor Koster. È quel tizio, lo giuro, non so nient'altro. Ultima corsa del... Stai cercando me? Oh merda, tu sei Fischer. Non farmi del male, io non so niente. Parlami dei tuoi piani per me e Victor Koster. Ah, cazzo, Fischer. Dovevo avvisare gli altri quando ti avremmo visto. I rinforzi sono pronti a catturarti. Allora bisogna cambiare il piano. Voi, amici miei, vi offro questa ultima opera. Attento! Ehi, guarda dove va! Attento! Che ne pensi? Ultima occasione per vincere un premio, gente! Ultima occasione! No, sono lì, per più! Hai un minuto per te. Oh, cazzo! Tu sei Fischer, vero? Ma cazzo! Perché seguite Victor Koster? Koster un'esca che ti conosce. Aspettavamo te. Dovevo avvisare gli altri quando ti vedevo. Dovresti stare... Vic, ho sistemato i tuoi ammiratori. Allora abbiamo un po' di tempo prima che si rendano conto di che cosa succede e che mandino i rinforzi. Se dobbiamo incontrarci di persona, dobbiamo farlo adesso. Conosci la zona intorno al monumento? Sì. Ci
C'è una cabina isolata lì di fronte. Ci vediamo là, ti farò entrare. Eccoti qui. Tieni, metti questo. Non abbiamo molto tempo. Quei ricognitori avranno dei rinforzi. Discuteremo dei punti fondamentali, del resto parleremo al telefono. Mi sta bene. Guarda nello zaino, c'è la tua pistola preferita. Io non ti ho portato niente. Zitto, Sam, non c'è tempo. Troverai anche una cosa che ho preso in prestito da un tizio del DARPA. È un generatore elettromagnetico portatile a bassa intensità e corto raggio. Lo zaino è schermato, quindi puoi comunque metterci la tua roba. Ma se premerai il grilletto, friggerai ogni cosa intorno a te. Bene. Che altro hai per me? Nello zaino c'è un dossier, te lo riassumo. C'è un'azienda di ricerca e sviluppo chiamata White Box, che lavora per la difesa e studia la tecnologia EMP. Allora? Allora, 6 mesi fa, all'improvviso, ha dato in appalto la gestione della sicurezza a quegli stronzi della Black Arrow. È strano. Normalmente non si occupano di sicurezza aziendale. E stando a quello che mi hai detto di loro... Forse c'è un collegamento. Bingo. È vago. Ma hai usato la tua quinta libertà per molto meno. Bene. Ora devi andare. Chiamami quando sei a distanza di sicurezza e parleremo della White Box prima che tu entri. Va bene. Riguardati, Vic. Per ordine del Dipartimento dei Lavori detto Pubblici, da te sembra una battuta. Abbiamo rilevato una fuga di gas. Più grande, Sam, e lo rifarei senza esitazione, per lo stesso motivo. Non ti conoscevi, no, infatti. Non mi conosci.